Buonasera, benissimo. Questa sera faremo qualcosa di particolare. Faremo una piadina ripiena con tartare di salmone e fichi. Vediamo cosa esce fuori, eh? Sto sperimentando con voi. Buonasera. Ok, cominciamo col preparare la nostra piadina in modo molto veloce. E devo prendere un ingrediente e mi sono dimenticata. Eccolo qua, il nostro lievito istantaneo. Ciao Orazio! Quindi cominciamo col preparare la nostra piadina, così nel frattempo che prepariamo la tartare, la piadina si riposa e possiamo lavorarla bene. Mettiamo un pochino di acqua, temperatura ambiente, va benissimo, un po' di vino bianco. Olio extravergine. Di sale, io adesso andrò ad utilizzare una farina ai 5 cereali. Facciamo una cucina un pochino diversa, eh? Ma voi potete utilizzare tranquillamente una farina bianca. Mettiamo un pochino di lievito istantaneo. Prepariamo la nostra piadina. Bene, il vino bianco la renderà un pochino più leggera e croccante. Poi quest'inverno vedremo altri tipi di pizze o piadine, faremo anche una bella crescia sfogliata con lo strutto. Adesso fa caldo. Ok, ci trasferiamo sul nostro tavolo. Impastiamo. Ciao Marco, grazie. Vedete, molto semplice, molto veloce la lavorazione. Stasera prepareremo tutto con i fichi, faremo anche un dolcetto con la ricotta di bufala, fichi e noci. Semplice, semplice, veloce, veloce. Ecco qua. Ci siamo, eh? La nostra piadina, il nostro impasto è pronto, lo lasciamo riposare. Abbiamo già preparato il nostro testo romagnolo, poi vi farò vedere in che cosa consiste. Essere un impasto morbido, non deve essere molto consistente. E voilà, a posto. E lo lasciamo riposare. Ok, è una cosa fatta.
adesso dobbiamo preparare la nostra tartare. Prendiamo un tagliere, eccoci qui, coltello bello affilato. Il salmone, quindi dobbiamo togliere la visca e lo spelleremo. Lo potete fare anche sfilettare dal vostro pescivendolo se non siete in grado di farlo. Mi raccomando, attenzione con i coltelli. Anche la pelle in questo modo. Ciao Eva, grazie, sei molto gentile. Ecco fatto. Io vado in velocità, ma voi andate con calma. Non voglio tediarvi con dei tempi troppo lunghi. Ecco qua, ci siamo, eh? Abbiamo già pulito il nostro salmone, ecco qui. Ecco. Avete passato un buon Ferragosto? Tutti bene? Un po' caldino quest'anno, eh? Ci siamo. Quindi un altro recipiente. Eccolo qua. Ciao Raimond. Ciao Luciano. E adesso prendiamo la tartare. Il salmone facilmente la potete preparare perché è molto tenero. Ecco. Grazie Luciano. Andremo a condire con del limone e della menta che darà un gusto un po' più fresco al nostro piatto. Sale, olio, ovviamente, un pochino di pepe. E metteremo anche i nostri fichi. Abbiamo finito, attenzione alle rische, mi raccomando.
Ci siamo. Bene, adesso grattiamo il nostro limone. Prendete dei limoni che abbiano della buccia edibile, mi raccomando. Darà un bel profumo. Ok. Mettiamo anche il succo. Benissimo, possiamo cominciare a condirla. Olio fruttato, grezzo. Ecco qui. Mettiamo un pochino di pepe. Un po' di sale, e un pochino di erbe aromatiche. Ecco fatto. Eccoci qui. Mettiamo della menta. Senza esagerare, se no coprite gli altri sapori, eh? Ciao Pascal, buona serata anche a te. Eccoci qua. Bene, la nostra tartare è quasi pronta. Adesso ci mancano i nostri fichi, che io ho già pulito. Ciao Gio! Cosa faccio? Allora, stasera proprio mi sono proprio impazzita giù. Sto facendo una tartare di salmone e ci sto mettendo dei fichi. Adesso è periodo, questi fichi sono buonissimi, dolcissimi, e li sto mettendo con il salmone. Senza esagerare, ovviamente, abbiamo già condito la tartare con olio extravergine grezzo. Ci abbiamo messo la scorza del limone, il succo, un po' di sale, un po' di pepe e un pochino di menta. Eccolo qua. Adesso ci abbiamo aggiunto anche i nostri fichi. Poi ho preparato un impasto, grazie Gio, un impasto per una piadina, perché questa tartare la andremo a mettere dentro la piadina. Ecco qua. Benissimo. E ci metteremo anche un pochino di verdura nella nostra piadina. Ho preso il cavolo bianco e l'ho già marinato. Quindi un altro gusto abbastanza fresco. Okay. Eccoci qua. A posto. Bene, la possiamo lasciare stare e possiamo proseguire con la nostra piadina. Adesso la stendiamo. Beh, stasera ho preso il mattarello delle bambole, però
lo spazio è poco, così non combino guai. Stendere questa va bene anche il mattarellino piccolo. Qua. Adesso poi ci sposteremo e cuoceremo la nostra piadina. Accendere il fuoco sotto il nostro testo romagnolo, che è una padella abbastanza pesante in ghisa con un coperchio in vetro che fa tipo da forno, e ci occorrerà per cuocere la nostra piadina, che stasera l'abbiamo fatta con una farina particolare. Sono delle farine miste con i cereali. Quindi così ci manteniamo tutti belli in forma e in salute. Ok, abbiamo acceso il fuoco, così si scalda. Eccola qua, è pronta. Sto facendo veloce, veloce, veloce. Mettiamo 2 secondi, si scalda bene la padella e possiamo procedere. Nel frattempo abbiamo preparato il nostro piatto. Allora, come vi dicevo, qua ho preparato il cavolo bianco, o anche quello rosso potete prendere. Io purtroppo quello rosso non l'ho trovato, è molto buono anche quello. Lo abbiamo fatto a julienne, è stato condito con olio extravergine di oliva, un pochino di aceto bianco e del sale. L'abbiamo condito prima, così si è marinato un po', e sarà la base da mettere sulla nostra piadina. Ecco. Abbiamo preparato il piatto. Un bel piatto con una bella foglia di fico. Ci vuole, no? E abbiamo dei mirtilli. Che ci facciamo con i mirtilli? Che ci facciamo? Diamo un tocco di colore al nostro piatto. Tra l'altro il mirtillo è un po' aspretto, quindi ci sta bene. Ecco, siamo quasi pronti. Stasera una preparazione un po' lunga, però ci siamo, eh? Stiamo arrivando a Dama. Possiamo metterla in cottura. Prendiamo il nostro piattino, prendiamo qualche fico, ci accompagnerà il nostro piatto. Ecco qua. Adesso è periodo, li trovate molto dolci. E ci mettiamo anche i nostri mirtilli. Andiamo un tocco di colore a tutto. Beh, non resta ad aspettare un minutino che cuociamo la nostra piadina.
Ci siamo, eh? Avete qualche domanda, qualcosa da sapere? Eccola qua, la tartare è pronta. Dopodiché prepariamo anche un altro piatto, sempre con il pesce crudo e i fichi. Però stavolta metteremo salmone, viole siciliane e qualche scampetto anche. Faremo un'altra tipologia. Non andremo a mettere la piadina, ma faremo soltanto proteine e verdure. Allora, nel frattempo andiamo a vedere come si puliscono le nostre viole. Vediamo un attimo, va? Così ci ripristiniamo la memoria. Eccole qua. Togliamo il carapace in questo modo, delicatamente. Guardiamo, ci sono molto molto delicate. E poi questa cosa, uccidete e togliete l'intestino. Non ci sta già più, l'ho tirato via con la coda, meglio così. A volte tirando via il carapace si tira fuori via anche l'intestino direttamente. Eccolo qua, vedete? Abbiamo tolto. Ci siamo, è pronta. Mettiamoci anche un po' di noci sui nostri fichi, così. Ricorda un po' Natale, i fichi con la noce, però si può fare. Questo è un modo molto semplice, se a volte rimanete senza pane, volete fare un qualcosa di veloce, per fare un panino molto veloce. Abbiamo visto, ci abbiamo visto poco. Ciao Angelo, grazie. E potete anche surgelarle. Io tante volte le preparo, le stendo, le metto con dei fogli di carta da forno e le metto nel surgelatore. Quando mi occorre, la tiro fuori pochi minuti prima, si scongela subito e la potete cuocere. Eccola qua, pronta. Mettiamo
un po' di grauti, il nostro cavolo, eccolo qua. A chi piace, se volete, potete mettere anche della cipollina fresca, col salmone sta molto bene. Bella piena. Benissimo. Eccola qua. A posto. Eccolo qua. Eccola qua. La nostra piadina ripiena con tartar di salmone e fichi è pronta. Su un letto di cavolo bianco. E va bene così. È un ottimo pasto completo. Quando vengo in America, spero presto, Angelo. Mi piacerebbe tantissimo. Grazie di tutto, buona serata, un bacio e un abbraccio a tutti, ciao!